Posso chiedere un attimo, gentilmente, se posso visitare questo tempio? Paolo, vieni con me. Mi ha fatto un dispetto terribile, immagino. Fuori dal mondo, ecco, diciamo. Uno scialettino, una casetta in miniatura, tutta in legno. E poi d'estate, no, fanno feste, cene, allora noi... Siamo in un bungalow, in un campeggio. La mattina qua all'alba è proprio... qualcosa che ti cambia. Mio marito qua ha il suo ufficio. Stiamo parlando di uno spazio aperto tra la terra, sì, e il cielo. Abbiamo tolto delle cose e aggiunto altre. Ladies and gentlemen, welcome on board. Bentornati in Liguria, la quarta volta quest'anno. Evidentemente qualcosa ci chiama. Beh, per varie ragioni sono tornato, lo conoscete già, alle mie spalle il campeggio osservatorio, questa incredibile struttura turistico-ricettiva che si affaccia con questo splendido panorama sul Mar Ligure. Perché sono qui? Sono qui perché ero di passaggio. Ne ho approfittato per tornare a salutare gli amici del campeggio osservatorio, anche perché mi era rimasto un po' un punto interrogativo. È qua così, punto di domanda. Bello, molto bello, posizione spettacolare, casette spettacolari, planimetria del campeggio di altissimo livello, abbiamo visto anche persone splendide e quindi ottime energie, però non ero riuscito per l'occasione a vedere all'interno come fossero queste casette. Ho detto proviamo un po' a ripassare Genova, Cogoleto qua sotto, splendida giornata di ottobre, vediamo se riesco a entrare in alcune di queste casette per capire come funzionano gli interni. E così in questa puntata, grazie a Linda e a alcuni carissimi amici molto disponibili, ho avuto questa possibilità e quindi venite con me a vedere le casette del campeggio osservatorio. Guardate chi c'è, più Linda che mai, la nostra Linda. Questo significa che siamo ritornati qua al campeggio osservatorio. Siamo tornati, è cambiata un po' la stagione, comincia ad arrivare le prime parvenze di autunno, però insomma il clima è ancora molto generoso. Ecco Linda, io vorrei approfittare di questo particolare momento dell'anno dove c'è molto silenzio, molta tranquillità, magari anche una certa disponibilità, sì, per vedere anche all'interno qualche tipologia di questi bungalow, perché queste non sono, come dicevamo, le roulotte tradizionali mansardate, sono delle vere e proprie casette. Esatto. So che ci sono alcune... io le chiamo casette, sbagliando, che... però le chiamo casette. Qua, come vedi, c'è l'ingresso del bungalow, che è abbastanza spazioso. In questo lato, lato destro, abbiamo cucina con frigorifero. Qua c'è un mobiletto con tavola, finestrella, un divano letto, dove qua ci sono due posti letto matrimoniale, qua ci sono le due camere da letto, tutte e due matrimoniali, e su questo lato invece abbiamo il bagno con doccia. E quindi è tutto un po' come in una casa tradizionale, c'è lo spazio per tutto, per il bagno con i sanitari in ceramica, la cabina doccia. Ecco, ci tenevo molto, perché la volta scorsa le ho solamente intraviste, adesso c'è la possibilità di vederle all'interno. Qui non c'è il corpo né del mobil-home, né della roulotte, né del caravan, e quindi la struttura è proprio quella di una casetta, nel vero senso della parola, nel senso più letterale del termine. È uno scialettino, una casetta in miniatura, tutta in legno, quindi legno a vista, però soffitti abbastanza alti, molto calda, molto accogliente. Qui addirittura abbiamo le due camere da letto con un grande armadio ad ante scorrevoli, in questo caso seconda cameretta, spazio veramente in abbondanza. Sembra che stiamo entrando nel giardino botanico di Monte Carlo, invece no, guardate di cosa stiamo parlando. Posso chiedere un attimo gentilmente se posso visitare questo tempio? Ti chiami? Eros.
Eros, eh beh, il piacere. Dio dell'amore, poteva solamente avere un tempio di questo livello. Guardate di cosa stiamo parlando. Prego, prego. Permesso, gentilissimi. Qui c'è la zona benessere e relax. Posso sedermi un attimo, prego, Eros? Prego, ci mancherebbe. Vieni anche tu, mi racconti un attimo, perché qui c'è dietro qualcosa, o meglio qualcuno che ha un grande amore. È il papà che è anni che è qui, e lui è un manovale di quelli da mille e una notte, e con pazienza e voglia e fatica ha messo su in piedi giorno per giorno questa casettina qua. E poi la mamma, che lei è quella che cura i minimi particolari, e insomma hanno fatto una bellissima cosa. Ne ha fatte due, perché da una parte il papà si occupa di una cosa, la mamma di un'altra, e poi c'è il beneficio maggiore che tu essere figlio di genitori che hanno questo spirito, questo amore per le cose belle. Sì, questa dote, perché poi comunque di dote si tratta, perché veramente veramente curata in ogni minimo particolare. Qui veramente stacchi da tutto, con tutto quello che ti frastorna o vieni frastornato, insomma, dal mondo quello reale, ecco, diciamo. È un po' difficile distinguere poi la realtà, perché io dico sempre, io quello che chiamano mondo reale, per come la vedo io, è il mondo artificiale. È quello che comunque purtroppo... Vabbè, però non c'è niente di male, semplicemente siamo immersi in una realtà che ci impegna e ci occupa in un certo modo. E poi ogni tanto abbiamo questa possibilità, se tutto va veramente bene. Fortunati noi che abbiamo questa opportunità. Ma basta un attimo, adesso voi avete la fortuna di stare qui da parecchio tempo. Però, poi c'è la Linda. Linda è... La Linda... La Linda, no, che mi ha scaricato, mi ha detto: senti, vai con lui, e lei si è messa qua tranquilla, sì, proprio beatissima, no? In quell'angolo lì, l'angolo relax. Adesso io vorrei però, perché sono veramente curioso, considerato lo splendore, no, di questo... La curiosità di vedere l'interno. Sono curioso, sì, perché intravedo qualcosa di molto bello. Ricordate che stiamo parlando di un bungalow in campeggio, capito? E quando parliamo di bungalow in campeggio, abbiamo un ordine di idee di un certo genere. Invece, quando questa è identica alle altre casette che abbiamo visto poco fa, cosa cambia? Cambia l'amore con cui viene la passione, il come gusto. Dicevo, l'arte che ha sia papà che la mamma, che riescono insieme a... Veramente sono due mele, cioè, sono due persone che si sono combinate bene, sì. Difatti sono un po' come l'angolo, il tempio dell'amore, con tutti i cuoricini. Però guardate che spettacolo, questa cucina con perfino le luci a LED qua sulla controsoffitto, questa sala è veramente un tempio, è accogliente, è calda e luminosa, ci sono, però osservo anche tutti i particolari, questi vetri, no? Con questi tocchi serigrafati, molto bello. Tra l'altro, adesso uno pensa che siano delle case in muratura, perché vede qua che sembra addirittura pietra, mattone, tufo. No, invece questi sono tutti rivestimenti della struttura in legno originale, per cui è solo una questione di buon gusto. Fornetto incastonato. E quello che dicevo, sono le piccole cose che creano. È curata in ogni minimo dettaglio. Ogni minimo dettaglio, ecco. Cioè, questo forno è in cassa, no? Tanto più di uno il forno in genere lo sbatte lì sul piano di cottura. No, il fondo è incassato in questa parete con i suoi cuoricini, il suo sole che splende. Ripeto, siamo in un bungalow, in un campeggio. Organizzate le cose in un certo modo, ristrutturate. Anche qui ci sono questi rivestimenti. Qui sotto c'è il legno, non è che cambia nulla. Cuoricini, gli angolini, gli spazi. Di là abbiamo visto che anziché avere un angolo di qua, un angolo di là, probabilmente hanno tolto tutte le pareti, hanno ricavato questo enorme spazio tipo un pay space, che poi però viene onorato e adornato. No? Qui è anche solamente uno specchio. Raddoppiano, cioè Eva dice, guardate un po' le tecniche, c'è uno specchio di qua, uno specchio di là, e a questo punto, qualunque posizione io mi metto,
ovunque butto l'occhio, sì, ho una percezione della dimensione molto maggiore. Quando noi abbiamo la casetta, poi sta a noi arredarla e organizzarla in un certo modo, ma quando la casetta del campeggio, ci metto dentro la doccia, ma guardate di cosa stavo parlando, ci saranno 15-20, non so neanche io cosa sono, sauna, idromassaggio, sì, idrogetto, la radio. No, guardate questa raffinatezza, chicca. Questa chicca, come dicevo. Quando chiudi la porta si spegne la luce, quando apri la porta in automatico si accende, così non devi neanche fare, sai mai che uno va in bagno di notte, va di corsa, giustamente, non deve perdere tempo, quindi se anche avete l'urgenza, non è male l'idea, ho l'urgenza, e poi di là c'è una cameretta in questo momento, sì, però c'è la, nonnina. La nonnina che dorme proprio, che dolce, dorme, beata lì. Vicina, la mia nonnina. Eros, no, ti ringrazio veramente di averci aperto, figurati, le porte di casa, perché proprio ci ha trasmesso quel senso di bellezza delle cose, di poi, amore. Io crescendo qua praticamente tutte le estati, il fatto di avere gente, compagnia con i miei genitori, sono sempre state queste mangiate insieme, queste cose, quindi avere persone fa piacere, insomma, assolutamente. Quindi grazie a te per la gentilezza che hai avuto. Basta! Vieni qua, vieni in braccio, vieni. Con Mirko, Manuela. E con Emanuela, piacere. 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 Grazie che ci hanno consentito di accedere a questo piccolo tempio, lo chiamo io, perché guardate di cosa stiamo parlando, una vista sul mondo. Mi dicevi, Mirko, che hai scelto questa piazzola perché hai una visione, una visuale. Ho scelto questa piazzola 4 anni fa, la mattina qua all'alba è proprio qualcosa che ti cambia dentro veramente, molto bello. Beh, insomma, svegliarsi tutti i giorni con la buona notizia del giorno, sì, quindi non è che accendi la televisione e ti arriva il telegiornale, qui ogni giorno appena sveglio la buona, sì, notizia è che sorge il sole, sì, e sì, se non sorge comunque credo una, no, bella giornata. No, è bello giornata, lo stesso, no, è bello lo stesso. Splendide. Ma, comunque. Però, scusa Manuela, sì? Mirko, Manuela, manca qualcuno qua, eh? Dov'è? Ah, dov'è? Eccolo, dov'è? Là, dov'è? Là, eccolo, l'abbiamo lasciato là a intrattenere gli ospiti. Eccolo qua, e si chiama? Lucky. Lucky, che fortuna. Guarda com'è dolce. Sì, eh? Non, no, bravissimo, veramente. Io sono sceso da quei gradini, sono arrivato qua, non ho neanche guardato la casetta, ho guardato direttamente il mare, la vista che c'era qua era una giornata splendida con il cielo blu, era bellissima. E ho detto sì, qua possiamo pensare di rimanerci anche a lungo. E così abbiamo concluso. Quando ti arriva proprio quel messaggio, no, che ti dice vieni qui e stai qui, no? Sì, sì. E da quel giorno la vita è cambiata, anche perché per fortuna mia addirittura posso fare smart working per tempi prolungati, quindi io lavoro molto spesso da qua. Quindi diciamo che in quest'estate la maggior parte del tempo, anche lavorando, l'ho passata qua. Permesso? Prego. Si vede già, intanto è una casetta molto spaziosa e molto molto ben È recentissima, perché l'abbiamo ristrutturata 6 mesi fa, l'abbiamo riarredata e ti mostro dove ho messo questa power station, che dovrebbe essere... Che questo oggetto qua. Ah, ok, tra l'altro credo di conoscerla bene, direi che è un modello che è stato anche nostro sponsor nelle recenti puntate. Anche Bluetti. Conosco tutte le caratteristiche, quindi tu in questo caso la utilizzi per aumentare la potenza del carico a uso domestico. Tant'è vero che riesco a far funzionare regolarmente una lavatrice, cosa che viceversa non avrei potuto utilizzare. E non solo, io spesso lavoro qua in smart working e questa mi permette anche in casi ipotetici di... Vabbè, c'è un temporale. Mi va via la corrente, io con questa posso tranquillamente lavorare molte sì, ore. Sì, ti fai quasi una giornata con questa. Certo, perché posso lavorarci molte ore. Stiamo parlando di smart working e uno pensa, siamo in un ufficio, guardate che spettacolo di ufficio, no? Posso un attimo con la telecamera? Prego, assolutamente. Siamo in bagno, ma guardate che spettacolo. Cioè solamente qua c'è una cabina doccia con questa
in mosaico questo intarsio d'autore, addirittura con due piatti, posso avvicinarmi? Prego, prego, prego. No, perché uno, siamo abituati molto spesso a vedere il campeggio, dove spazio angusti, tutto sì. È stretto, piccolino, ma c'è la doccia, no? Qua ce ne sono due, una con un piatto gigante, una più piccolina, una cabina per 3-4 persone, ci si può anche ballare qua dentro. Poi tutto bianco, anche molto luminoso. Volevo un attimo chiamare Manuela. Manuela, e con Manuela vorrei un attimino, se possibile, la mia cucina. Curiosare un po', perché qui è un ambiente sì. Molto bello. La mia cucina, la mia vetrata, che allora, guardo al mare. Stiamo parlando di una cucina ad angolo, sì. Con due finestre, ma guardate che non so se si riesce a vedere, ma solamente l'idea di mettersi qui a cucinare, esatto. Viene voglia anche di passare le giornate attaccate ai fornelli. Sì. Poi amo cucinare, oltretutto. A maggior ragione. No, è bellissimo. E beh, qui c'è molto spazio, intanto sì. Soffitti molto alti, vedo. Sì. Una casetta anche già. Respira già di suo. Quindi casetta di nuova fabbricazione. Sì. Nuova, sì, nuovissima. Perfetta in tutto e per inaugurata tutto. Inaugurata a maggio. A maggio di quest'anno? Sì. Ah, quindi è proprio quasi maggio. Appena battezzata. Sì. Guardate che spettacolo, tra l'altro arredata veramente con molto molto stile e buon gusto. Quindi abbiamo cucina, soggiorno, il bagno l'abbiamo visto. Poi qui abbiamo una cameretta che fa per mio figlio quando viene con noi. Mio marito qua ha il suo ufficio per quando deve lavorare. Ecco, questo è il famoso ufficio di sì. Mirko. Rendiamoci conto di cosa stiamo parlando. Sì, sì, no, questo vabbè. È l'ufficio e poi c'è la mia camera matrimoniale di là. Ripeto, siamo in campeggio, no? In genere facciamo fatica ad avere un letto matrimoniale in una stanzina angusta e soffocante, no? Qui abbiamo addirittura un armadio a ponte. Sì. Sul letto matrimoniale con tutto lo spazio per girare intorno. Sì. Veramente comodissimo. E come ti trovi quindi? Io benissimo. Come benissimo? Io praticamente 4 giorni alla settimana li passiamo qua appena possiamo, se non abbiamo altri impegni, per cui molto molto bene. E questa è in una posizione strategica, nel senso che da qua c'è un panorama, come dicevamo l'altra volta, bellissimo. Se tu, Paolo, ti volti con me. Io sono di qua, devo fare il giro. Se... Dietro okay, le nostre spalle, okay. Vedi? Da allora, qua si vede il mare. Quindi questa è una un bel cortile. Casetta. Adesso io la guardo, la stiamo osservando da fuori. Certo. C'è proprio perfino il vialetto privato sì. Di accesso, no? Che sembra di entrare in una villettina. Guardate solamente la dimensione della piazzola. Sì. Che la piazzola non è del proprietario, della casetta. No. Quindi, è del campeggio. Esatto. Ecco. Però è per capire che ci sono anche delle possibilità con una posizione semplicemente invidiabile. Tra l'altro proprio lì, in questa direzione di fronte a dove si affaccia questa veranda, posso salire su? Sì, assolutamente sì. Ecco, dobbiamo immaginare che questa è la veranda che si affaccia praticamente sul Golfo di Genova, credo, quello lì addirittura andiamo fino alla Spezia. Assolutamente. Quello di Genova è subito qua, quello proprio all'orizzonte. Se tu guardi Paolo, da là la vedi. Esatto, si vede proprio il Golfo della Spezia, il famoso Golfo dei Poeti, no? E quindi tra le fronde degli ulivi, di questi alberi, a sbalzo sul mare, c'è questo panorama che offre l'alba a domicilio, proprio essere qui, a prendere il caffè, fare colazione, così in quel momento sorge il sole, ma quello è uno dei miei sogni. Bello. Io sogno in particolare una casa che si affaccia al tramonto, perché l'alba non è la mia specialità, sì. Però il mio sogno è avere una casetta che si affaccia sul mare nell'ora del tramonto. Guarda che riflessi stupendi che ha oggi il allora, mare. Oggi è una giornata preautunnale, siamo metà ottobre circa, il sole va e viene, siamo ancora in maglietta, quindi clima meraviglioso. E il mare oggi proprio canta mille colori, ci sono dei momenti che brilla, sembra proprio un tappeto d'argento, poi spunta il sole, rimbalza,
diventa tutto dorato. C'è stato un momento che ha fatto perfino le iridescenze dell'arcobaleno. Perché? Perché la Liguria è una terra generosa di bellezza e di ricchezza, ma ricchezza proprio di energie. Guardate, ecco, guardate, Linda in questo momento baciata dal sole, che è spuntato un sole proprio tagliente attraverso le nuvole. In un attimo qua tutto si trasforma. Sì, bello. Per capire, questi cespi di rosmarino ce ne sono dappertutto, perché in Liguria, certo, le erbe aromatiche, anche l'alloro, l'alloro dappertutto, poi anche sparsi nel Campeggio ci sono alcuni punti, tranne il basilico. Scommetto che il basilico no, in Liguria non esiste, non si trova. Fanno il pesto con cosa? Con la col borotalco, non col cemento. Dice. Comunque stavo il dicendo, pesto Ligure, sono... attenzione a nominarlo perché è una ricetta segreta. Certo, poi se noi andiamo a toccare le cose liguri, sono specialità che hanno delle ricette, logicamente, anch'io farei così, sono segreti, perché sono speciali. Comunque dicevo che in giro per il Campeggio ci sono anche degli alberi da frutta, oltretutto. Sì, sì, ho visto. Ci siamo mangiati fichi, ci siamo mangiati albicocche, cadono dalle piante, ci sono anche alberi da mele. Oh, io ho visto anche dei cacchi, o sbaglio? Cacchi, cacchi adesso. Ho l'occhio io dei cacchi, bravo, quando stanno per arrivare, tengo bravo, d'occhio. Io. Bravo. Poi c'è chi va anche a funghi da queste parti, ne ha già nel presi. Campeggio. Beh, nel Campeggio, campeggio no, però chi ha la casetta in Campeggio viene fine settimana, si fa una bella escursione, una bella passeggiata, va a funghi. Allora, siamo con Pia, guardate che... gruppo della domenica, oggi è domenica, quindi ho già dimenticato i nomi. Furio. E poi abbiamo Costantino, che non è solamente il vicino di casa, ma è anche un po' l'artefice, è quello che vi ha tentato. Sì, esatto, sì. È stato lui che ci ha indotti a comprare questa. Gli ha indotti a comprare questa. Anziché pensa la che, sua. Pensa che brutta persona, proprio cattiva, vi ha fatto un dispetto terribile, immagino. Io credo che Costantino, da buon vicino, ci teneva ad avervi come certo, vicini di casa. Sicuro. Oggi, tra l'altro, anche se è domenica, qua si lavora. No, Costantino è qua col trapano in mano. Sono amici simpatici comunque. Fuori. Tu stavi partecipando? Abbiamo appena proprio finito. E lei giustamente in fase di sopralluogo, perché stanno costruendo, non troviamo il termine esatto, però crediamo che si tratti di un ballatoio, patio. Di un patio, di una futura veranda, si può già salire? Sì, sì, sì. Questa casetta con questo splendido color del sole, mentre poi il sole splende. Anche la vista mare, grazie al Tino che ci ha tagliato un po' di rami. No, quindi... Ah, ok. Quindi prima non c'era la vista mare, però Costantino... No, c'era proprio poco. Ci sarà state le fronde davanti, adesso... Però... Costantino colpa, ha liberato un po' di fronde. L'hanno indotto a tagliare perché nella sua c'è più vista mare e adesso finalmente. No, beh, è già una vista mare importante. Mare. Sì, sì, stiamo sì, parlando sì, di uno spazio aperto tra la terra sì, e il cielo. Quindi qui c'è la camera da letto che prima non c'era, è fatta a mio gusto. E con gli spazi, E qui c'è l'angolo cottura che è il regno di mio marito. E anche qui c'era la roulotte. Beh, attenzione perché qui ci sono tante innovazioni. L'angolo di cottura è il regno di tuo marito. Questo è no. Sì, beh, sì, assolutamente sì, perché lui è il cuoco di casa. Il cuoco di casa. Ah sì, io qui vernicio faccio, hai fatto un affare, diciamo. Oh, sì, sì. Se poi è bravo. Oltre che è più giovane, cucina anche. È più giovane, cucina, ti fa pure i lavoretti della qua. Vita. L'unica cosa, abbiamo fatto tre figli, quindi ci godiamo poco il tutto, però va bene così. E beh, insomma, la vita familiare è fatta anche di un altro genere di soddisfazioni. Esatto. E niente, qui c'è il soggiorno che già c'era, l'abbiamo solo rinnovato, io ho voluto, e l'ho fatto io, verniciare le pareti bianche, perché danno più luce, perché scure, non... io sono per i colori chiari, quindi qui ho potuto fare bianco, l'azzurro. Qui c'è un piccolo bagno che già c'era, l'abbiamo solo rinnovato così, abbiamo tolto delle cose, aggiunto altre. E poi c'è il padrone di casa, vero, che è Giacomo, che è timido, scappa. Loro amano il bianco, la luce, sì, qui è un po' tutto, bianco e azzurro, bianco, siamo un po' azzurro, la casa dei puffi, sì, come esatto, si usava una volta. Difatti sì, c'è anche un po' lo stile fiabesco,
con queste tendine, le grechine. Allora, qui non entro perché questo è il regno di Furio. Questo è il regno di Furio. La camera matrimoniale molto romantica, sempre con questi colori, le iniziali sul letto, i cartellini qui. Sono Furio proprio... P, anche se era di mio figlio il letto, che è Filippo Praolini, quindi l'abbiamo potuto quindi da Filippo adattare. A Furio? Sì. Le iniziali rimangono identiche. A Furio P. Sembra proprio la casetta delle bambole, con tutte le cosine, tutto bianco e azzurro. E tortora. Però no, dov'è il tortora? Beh, ho fatto il copritavolo per il momento. Ok, copritavolo e tortora, quindi c'è anche il tortora. Qualcosa mi inventerò, dai. Furio, che oggi è domenica, quindi giustamente è qua, disteso al sole. Altro che giustamente. No, beh, allora siamo... Abbiamo appena finito, da stamattina siamo a metà ottobre, c'è un sole che bisogna stare attenti a ustionarsi. Certo. Guardate che spettacolo. Furio, disteso in poltrona dopo aver lavorato tutta la mattina di domenica. Costantino ancora lì col trapano in mano. Ci siamo permessi di invadere il tuo spazio operativo, no? Perché nessun problema. Si dice che la cucina è mia. È il tuo regno. Sì. Cucina, sì. C'è Costantino che non lascia il suo trapano neanche un secondo. Ma qual è la storia di questo trapano? Posso toccarlo o sei geloso? Questo trapano qua l'ho ereditato quando ho comprato la mia casetta. Poi proprio un Black and Decker, questo è proprio anni 70, cioè, guarda qua che roba, Black and Decker proprio elettrico. E funziona che è da Dio. Beh, questi sono indistruttibili. Garantito. Eterni. La lavora 50 anni ora. Pablo Point, la mia opinione sul campeggio la rimando al video che già avevo pubblicato qualche settimana fa. Se non l'avete visto, andate a vederlo perché c'è proprio la descrizione e il racconto, la trama di tutto quello che riguarda il campeggio osservatorio qui di Cogoleto. Questo è un po' un video di occasione che però ho fatto molto 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 volentieri, perché sono alloggiato qui con Gianna da qualche giorno insieme a una carissima amica, ho incontrato anche un altro carissimo amico e quindi nascono dei momenti veramente molto belli, di grande condivisione. Le mie considerazioni, ci sono queste casette che non hanno nulla a che vedere con il tipico bungalow, li chiamo sempre bungalow, però in genere si parla o di mobile home, caravan, roulotte, mansardate, eccetera. Queste sono casette, la vera e propria casetta di legno, quindi con un telaio, una struttura e delle caratteristiche proprio di qualità completamente diverse, in una posizione però per adesso unica nel suo genere, provate a immaginare che cosa significa respirare l'aria che viene da questo orizzonte, no? E giunge su questa collina che si affaccia sul mare a 200 metri di quota, quindi condizioni uniche nel loro genere. Il valore della casetta è più elevato perché la qualità è uno standard molto più elevato di quello tradizionale. Sono quasi tutte nuove, vissute e abitate da persone molto felici. Questo, come ho già detto in altre occasioni, è il polso della qualità di vita che c'è. Si respira nell'aria, si vive nell'essenza, sommersi da questa vegetazione ed è proprio un piccolo grande tempio di luce e di amore, perché qui ho visto solamente sorrisi, ho visto solamente disponibilità, ho visto solamente accoglienza. Sono tutti doni molto importanti e molto preziosi, perché non c'è qualità della vita se non ci sono questi ingredienti. Dal Pablo è tutto e noi ci vediamo. E noi ci vediamo tutte. Ci vediamo tutte le volte che vogliamo.